La redazione si occuperà della relazione tra linguaggio giuridico e linguaggio scientifico. L'idea che vorrei sostenere è che dal momento che il linguaggio giuridico fa uso fondamentalmente del linguaggio ordinario, la maggior parte delle implicazioni tratte dai giudici si basano su metafore che descrivono il comportamento scientifico degli eventi presi in considerazione. È chiaro che quindi il tipo di conclusione che può essere tratto dipende dal tipo di metafora o dall'adeguatezza della metafora che viene utilizzata per descrivere un particolare ambito del sapere. Cercherò poi di prendere anche in analisi alcune sentenze recentemente uscite, ad esempio la sentenza sulla previsione o sulla mancata previsione del terremoto dell'Aquila e anche su altre sentenze in cui si vede chiaramente che la metafora incide sul pensiero che il giudice o sulla decisione che il giudice prende alla fine. In un ordinamento giuridico come il nostro, il perito scientifico è semplicemente una parte secondaria del procedimento perché alla fine il giudice è, come si dice, peritum peritorum, cioè può decidere anche contrariamente a quelle che sono le indicazioni del perito. L'idea fondamentale è che in realtà CSI non funziona esattamente come si vede la televisione, perché la scienza può funzionare all'interno di un tribunale solo nella misura in cui l'ordinamento giuridico è in grado di riconoscere come giuridicamente valide e non solo come semplicemente sostenibili le tesi che sono esposte dagli scienziati.